In un tempo nemmeno troppo lontano, anche nei paesi occidentali l'attività fisica e lo sport erano considerati nemici della femminilità. Le donne atlete erano viste con sufficienza, quando non con malcelato sospetto. In 70 anni lo sport in rosa ha fatto passi da gigante ed è proprio la storia della conquista del diritto allo sport e della visibilità per le atlete al centro della mostra L'emancipazione femminile vista attraverso i giochi olimpici, promossa e realizzata dall'Area 3 Distretto Italia del Panathlon International. La mostra è ospitata al piano nobile di Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede della città metropolitana di Torino. La si può visitare sino a venerdì 10 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con ingresso libero. L'inaugurazione si è svolta sabato 25 febbraio, in una delle giornate in cui la storica sede della città metropolitana viene aperta al pubblico per le visite guidate su prenotazione. Per l'occasione si è tenuta una dimostrazione di scherma storica curata dall'Accademia Scrima di Torino. I 54 pannelli raccontano l'evoluzione del ruolo della donna nella società attraverso le Olimpiadi, a cominciare da quelle esclusivamente maschili di Atene del 1896, in cui la greca Stamata Reviti si vide negare il permesso di gareggiare nella maratona come donna e a Gerol Divieto correndo tra gli uomini. Devo dire che con grande soddisfazione ogni Olimpiade vedo sempre più donne partecipare, sempre più donne che vincono. Queste è anche un'emancipazione femminile, il fatto di vincere delle battaglie a livello sportivo. Colgo l'occasione anche di dare la mia solidarietà all'atleta Bebe Bio, perché è stata bullizzata tramite i social network, e trovo questa cosa veramente assurda nel 2017, quindi va tutta la mia solidarietà a questa grandissima atleta, un esempio per tutte noi donne e soprattutto per i ragazzi. La mostra è una rappresentazione non di risultati ma sociologica, proprio il passaggio attraverso questi pannelli si possono vedere visivamente e anche a livello iconografico, dall'abbigliamento al modo di presentarsi e tutte le tappe di queste donne che con grande tenacia hanno voluto essere partecipi al mondo dello sport, portando i loro risultati, portando le loro medaglie per le loro nazioni. Fino al 10 marzo c'è la possibilità di vedere questa mostra, che oltre ad essere bellissima perché ha delle foto di repertorio fantastiche, è anche un modo per ragionare sull'8 marzo in maniera diversa, utilizzando lo sport per valorizzare il ruolo della donna in questa società.